Ciao nonno! Non conosco il motivo. Ma ho imparato che i ricordi bussano sempre quando sei più debole. Si presentano come un getto d'acqua gelata sul viso e ti lasciano senza fiato. Basta una parola, un odore, un rumore. Ed ecco che tutti gli anni trascorsi si danno appuntamento dentro un solo istante e ti fanno tremare. O forse c'è un momento prestabilito, già scritto. Quando pensi di avere dato tutto e che sia finalmente giunta l'ora del raccolto, ecco che i ricordi si presentano ad incassare il loro credito. E tu senti che anche il respiro si scioglie e riesci soltanto a pensare che in fondo è giusto così. Miki. Ciao nonno. Miki, che c'è? La vita è uno schifo. A volte può sembrare. Lo senti questo rumore, Paolo? Capitano? Ascolta bene. Non sento niente. È proprio questo che devi ascoltare. Il niente. Il niente? Sì, a volte è rumoroso. Il profe di mate. Mate? Matematica! Ah, il profe di mate. Cos'ha? È uno sporco nazista. È il rumore che fa la fede quando crolla. Cosa possiamo fare? Coltivare qualcosa al suo posto. Cosa? Il futuro. Tu lo sai cos'è un nazista? È un tedesco cattivo. E non hai dubbi su questo? Ma me lo hai spiegato tu. Non tutto è come sembra. Cioè? C'è una storia che non ti ho ancora raccontato. Rientriamo, capitano. Fammi respirare ancora un po' d'aria pulita. Il tempo aiuta a cancellare il dolore. Ma anche tu devi fare la tua parte. Ci vuole molta applicazione, allenamento,
finché un giorno raggiunge l'automatismo. Ed allora è tutto più facile. È la tua stessa mente che evita certi itinerari. Scegli viottoli alternativi. Passa accanto alle situazioni fingendo di non conoscerle. E ti illude che ce l'hai fatta. Sei approdato alla spiaggia della tranquillità. Balle! Tanti anni fa, attorno agli anni 20. 1920? Sì, 1920, l'altro secolo. In una città tedesca, si chiama Bremen. Io lo so dov'è, l'ho studiato a geografia. Io lo so dov'è, l'ho studiato a geografia. Bravo. In questa città tedesca c'era un bambino più o meno della tua età, un ragazzino sveglio, intelligente, un tipo riflessivo, preferiva pensare piuttosto che agire. E come si chiamava? Rudolf. Il bambino si chiamava Rudolf. A che pensi, Rudolf? A Wilhelm. Che ha fatto Wilhelm? Mi ha rubato la penna. Lo hai detto al maestro? No. Perché? Ha perso la sua e non sapeva come fare. Non è un buon motivo per prendere la tua. Questo lo so. Ma papà dice che la povertà non è una colpa. E dice anche che se... Prima di ogni azione occorre fare i conti con se stesso. Ciò che può sembrarti giusto con l'istinto potrebbe non esserlo affatto se lo misuri col metro della tua coscienza. Perché parla così, capitano? È stato uno degli insegnamenti di mio padre. Certe volte le decisioni sono difficili. Sono difficili, ma non sei abbastanza onesto da guardarti dentro. Lo vuoi scegliere per convenienza o per pigrizia? Beh, non è il nostro caso, vero? Capisci, mamma? Wilhelm non aveva altra scelta. Dovresti parlargli. Poteva chiedere, tu gliel'avresti data, no? Certamente! È per questo che dovresti parlargli. Beh, sarà per la prossima volta. Grazie, mamma. Grazie, Paolo. Di che, capitano? Sai ascoltare. È lei che ha sempre cose interessanti da dire. Non devi più chiamarmi capitano. Già, scordavo, prima. Paolo, mangiamo qualcosa prima di andare? Certo. Prima? Già, prima. Ma è un nome che gli hanno dato molto tempo dopo. Non dovevo pronunciarlo adesso. È ancora troppo presto. E ricordo, anche il più brutto arriva sempre sorridendo, si offre docile, accarezzando la tua debolezza di essere umano, e ti avvolge come una coperta calda. Ma va bene, mi arrendo. E da quel momento tu diventi il ricordo di te stesso, attraversi lo specchio, e vivi come hai sempre vissuto, e vivrai ogni lacrima di memoria. Il bambino si fece un bel ragazzo, alto, biondo, volto severo. Insomma, un vero rappresentante di quella nascente razza germanica che avrebbe voluto dominare il mondo. Ah! Cos'è questo strano rumore che colpisce le orecchie? Sono i colpi di tosse, della rabbiosa tristezza. Padre! Cos'è questo strano sapore che colpisce la bocca? Sono l'orina e le feci di cuori impauriti. Padre! Cos'è questo strano bagliore che colpisce gli occhi? Sono i lampi accecanti che violentano i sogni. Padre! Cos'è questo strano terrore che colpisce lo stomaco?
È la guerra, figliolo! La guerra. Rudolf! Marina mercantile! Ma cosa significa? Lo abbiamo atteso per anni. Adesso che è qui non lo riconosco, è cambiato. È un lavoro come un altro. Se penso ai giorni azzurri, il sorriso mi si spegne tra le labbra. Eppure ci appariva oro. Ma tu non sei come un altro. Tu hai talento. A Berlino le SS ti arruolerebbero in un minuto. Lo so quando ha calato la maschera dove eravamo. Che stavamo facendo mentre ci raggiungeva. Berlino è troppo caotica per me. Ma ci ha colpiti al cuore, senza rumore, senza parole. Semplicemente e inevitabilmente sta seduto accanto a noi. Ma Berlino, Berlino è il centro vitale della Germania, anzi di più, e l'Europa intera. E soprattutto, rappresenta il futuro. Adesso è qui, è il nostro futuro. L'hai scritta tu prima? Sì, è mia. Bella! E adesso cosa ne farai di questo futuro? Per prima cosa voglio ringraziarlo. Guarda che per prima cosa, se lo vuoi rivedere questo futuro, ti conviene controllare la mitraglietta. È tutto a posto. Tu piuttosto, attacca quel bottone. Nessun soldato se ne andrebbe in giro con l'uniforme in disordine. Da qua ci penso io. Forse hai ragione, ma non sono sicuro di volerci stare dentro a quel futuro. Cosa stai dicendo? Non lo senti? Si apre una nuova era. Com'è che dice? Il coraggio del nostro popolo riscatterà la mortificazione e dispiegherà le sue ali come un'aquila per versare il sangue dei nostri nemici dentro il calice dell'annientamento. E noi saremo fulgidi come eroi e venerati come dei. Che parole pesanti. Non ne senti il significato? Tu non gli credi, vero? Credergli? Io so di amare il mio paese, ma non so quanto lo ami lui. Per Rudolf, io parto. Io vado a Berlino. Buona fortuna. Perché mi guardi così? Scusa. Stai pensando alla tua erta? Non si riesce a nasconderti niente, vero? Sai, a questo mondo bisogna farsi largo a gomitate. Dimmi com'è. Com'era? Sì, scusa, com'era? Non so dirti com'era. So solo che andava bene per me. È già tanto, credimi. Io non sono sicura che vada bene per me. Ti ho sentito. E allora? Allora sta zitta e finisci il tuo lavoro. Se vuoi che lo finisca, devi parlarmi con più rispetto. Per favore, finisci il tuo lavoro. Ora capisci cosa voglio dire, eh? Si vede lontano un miglio che vi volete bene. Anche a te non si riesce a nascondere nulla, no? Ti somigliava molto mia moglie. Mite e ribelle al tempo stesso. Lei sarebbe orgogliosa di te. Non so. Per molti ho tradito il mio paese. È chi governa il tuo paese che ha tradito il suo popolo. Credo proprio di sì. Tu non sei qui perché sei un vigliacco. Al contrario.
Io non so se avrei avuto il tuo coraggio. Non so se lo chiamerei coraggio. E come lo chiameresti? Coerenza. Il padre di Rudolf non aveva molta simpatia per il nazismo. Ma a quel tempo troppi tedeschi erano come ipnotizzati dai discorsi, dal carisma di Hitler. E troppo pochi riuscivano a vederne il pericolo. Di interessante. Passa il suo tempo a leggere libri che non la interessano. Ha ragione, una risposta un po' stupida. Non tanto, se si vuole evitare di fare conversazione. Hume, il trattato sulla tolleranza. Tolleranza, una parola un po' fuori moda. Non per questo di meno valore. E lei ci crede? Molto. Una persona sincera, difficile incontrarne di questi tempi. Non teme di scoprirsi così di fronte ad una sconosciuta? Potrei essere pericolosa. Con quegli occhi. Che progetti ha per il pranzo? Direi mangiare. Gli stessi miei. Che ne dici di realizzarli insieme? Dico che mi farebbe molto piacere. Di un ricordo. A volte supera quello del momento stesso che lo ha generato. D'altronde è logico. Pensate al ricordo del vostro primo bacio. Quel momento è morto nell'attimo stesso in cui è nato. Ma il ricordo, quello lo portate sempre con voi. E il ricordo ama più dell'amore. E vive più della vita. Era il 1936 quando Hertha e Rudolf si sposarono. Lui voleva finire gli studi e si iscrisse alla scuola tecnica di Hannover. Ma la situazione in Europa stava prendendo una brutta piega. La guerra! Non se ne parlava ancora apertamente, ma molti avevano già capito che la guerra civile spagnola era solo l'inizio. Nonno! Ma se la guerra è brutta per tutti, perché si finisce sempre per farla? Tu ti fidi? Di chi? Del tedesco. Si chiama Primo. Si chiama Rudolf, ed è tedesco. Qui non ci sono tedeschi. Qui ci sono soltanto uomini che vogliono essere liberi. Quale libertà? Quella della Russia? Della Polonia, della Cecoslovacchia. Hitler le voleva tutte liberare. Ascolta, non credere che io non ti capisca, ma ci sono uomini che hanno un compito. Io non so chi, cosa, non voglio parlare di Dio, non so se esiste e non mi interessa. Ma una cosa la so, l'onestà esiste e io la so riconoscere. Guarda che la vita di tante persone è nelle tue mani. Ci vogliono prove. Io certe cose le sento e altre le so. Che vuoi dire?
egregio signor Jacobs, spero che queste parole arrivino fino a lei. Nei protocolli diplomatici fra le nazioni non esistono formule che contemplino un concetto come la riconoscenza. Quelli come me non ce l'hanno neanche una nazione. Ma il mio popolo ha adottato una parola che andrebbe scolpita a fuoco sul suo cuore. Giusto. Lei è un uomo giusto. Mentre fuggivo in quel freddo inverno del 40, continuavo a chiedermi perché, tra tanta gente, la mia vita fosse stata salvata proprio da un ufficiale della terra. Poi, quando fra la nebbia intravidi il confine francese, compresi. I nostri saggi dicono che Dio distribuisce i suoi doni facendoli cadere come granelli di polvere sul mondo. E nessuno sa su quali teste il vento li farà posare. Questa schifosa guerra che nessuno di noi due ha voluto ci costringe su fronti opposti. Ma io so che le nostre anime combattono dalla stessa parte. Quando la colomba tornerà, portando con sé il ramoscello d'olivo, verrò a cercarla per restituirle ciò che le devo: la gratitudine. E tu gli credi? Ho visto la lettera. Ha salvato un ebreo? Sì. Tu l'avresti fatto? Certamente. E allora state dalla stessa parte. Abbiamo bisogno di certezze. La conoscenza che passa attraverso gli occhi troppo spesso si è rivelata fallace. Eppure è ancora quella a cui ci rivolgiamo per credere. Il ricordo d'altronde. Il ricordo d'altronde rimane l'unico a cui concediamo la nostra cieca fiducia. Come a un figlio, siamo pronti a perdonargli tutto e a scommettere sulla sua verità. E quando anche l'oggetto del nostro ricordo si sarà fatto ormai fumo, sapremo di averla vinta quella scommessa. Nell'autunno del 43 Rudolf capitò dalle nostre parti, nominato capitano. Capitano? Sì, della marina da guerra tedesca. Doveva dirigere i lavori di ampliamento delle fortificazioni del Golfo della Spezia. Dopo 3 anni di guerra, tutti avevano imparato ad avere paura dei tedeschi. Ma quando arrivò il capitano Jacobs, qualcuno cambiò idea. A chi si crede di essere? Chi? Quel figlio di puttana di un tedesco! Bada come parli! Cosa vuoi che mi freghi? Che mi sentano pure! Ma lo sai cosa ha fatto quello stronzo? Gli ha sciolto la sociale. Sciolta! Decapitata! Finita! Caput! La sociale? Sì. La sociale. Una società creata dai fascisti nel 43, dopo l'8 settembre. Tu lo sai cosa è successo l'8 settembre? Certo. L'Italia aveva deposto Mussolini e si era arresa agli alleati, ma essendo occupata dai tedeschi, si ritrovò il nemico in casa. Gli italiani, rimasti fedeli a Mussolini, formarono la Repubblica Sociale Italiana. La sociale. Appunto. Una società che appaltava tutti i lavori di costruzione. E perché Jacobs la sciolse? Guadagni illeciti. Secondo la carta di Verona. La carta? La carta è un trattato, un accordo
Secondo questa carta, tutti i guadagni della sociale dovevano servire per aiutare la popolazione. Cosa che i fascisti facevano? Non proprio. Ci si arricchiva. La solita storia. Vedo che hai capito il succo. Quello è un sobillatore. Disonore della divisa che porta. Dai, calmo. Ci ha minacciato di arresto. Capisci? Arrestare me. Io sono uno che ha marciato su Roma. E come se non bastasse, ha riunito i lavoratori per ascoltare le loro esigenze. Ma che cos'è? Un comunista? Forse è soltanto troppo zelante. Ma zelante è un cazzo! Io quello l'ho capito subito che era un pazzo. Ma te lo ricordi? 4 mesi fa, quando è arrivato. Te la ricordi? La scrivania che era nel mio ufficio. Ma certo che me la ricordo, era enorme. Un pezzo d'antiquariato, fine 700. E lui che cosa ne ha fatto? Ha restituito ai legittimi proprietari. Ma tu da che parte stai? Eccola. Noi siamo i legittimi proprietari. Questa è casa nostra. È la nostra terra. Nessun tedesco di mezza pacca può venire qui a dirci cosa dobbiamo o non dobbiamo fare. Ma sta tranquillo, che quello prima o poi la paga. Attento a non pagarla tu. Come mai hai imparato l'italiano? Sono stato in Italia parecchie volte ed ho imparato ad amarla. Avete il sole anche quando piove. Ce lo avete dentro. Il sole dentro. Qua c'è soltanto un gran buio in questo momento. Quando andai a Roma da ragazzo, mi sembrò di non aver mai visto tanta luce. E il tuo? Il mio? Il tuo paese. Non dirmi che hai dimenticato di essere tedesco. Credimi, la prima vittima di questo stato di cose è proprio il popolo tedesco. Io darei la vita per ridurre anche di un solo minuto la durata di questa pazzia. Non deve essere poi così terribile la Germania, se c'è nata gente come te. O sei l'unico? Ognuno di noi è unico, in questo senso sì. Ma capisco che vuoi dire. Non è facile mantenersi lucidi quando cantano le sirene. Ci vuole tanta forza per capire che la loro è una canzone di morte. Cantami qualcosa di vivo. Wie einst Lili Maglen. Wie einst Lili Maglen. Bei der Kaserne, vor dem großen Torn, steht eine Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne, wo wir stehen, wie einst Lili Maglen, wie einst Lili. Quando cantava, sembrava a tutti noi che la speranza si fosse mutata in certezza, che il domani fosse già arrivato, fosse qua. E credimi, quando ti dico che sul volto del capitano Iacos, o del partigiano Primo, se preferisci, c'erano le lacrime. Und so mir ein Leid geschehen.
bello fare tanto male. È perché il fiore del ricordo ha sempre quel profumo maligno che inebria, stordisce, confonde. È perché la farfalla che lo brama finisce sempre per posarsi sullo stomaco. Forse dovremmo imparare a vivere sincronizzando i nostri respiri con le nostre emozioni, evitando di ferirci con ciò che ci travolge. O forse dovremmo soltanto imparare a sopravvivere ai nostri ricordi. E allora? Ce l'ha fatta! Dio sia lodato! A quest'ora dovrebbe già essere nel Parmense. Mi potrà incontrare altri compagni e proseguire la lotta. Maledetta guerra! Maledetti tedeschi! Non tutti, Maria. Non tutti. Che vuoi dire? Voglio dire che l'ordine di scarcerazione su quel foglio non era un falso. La firma era autentica. Se tuo figlio è ancora vivo, lo devi ad un tedesco. Ha firmato lui? Ha fatto di più, molto di più. E cioè? Quell'uomo... quell'uomo ha qualcosa. Qualcosa che non so. Rudolf aveva cominciato a prendere contatti con i partigiani di Levici. Stava per attraversare il mare delle incertezze. A te la parola, primo. Il piano è tuo. Aspetta a te parlare. Va bene. Ripassiamo tutto. Come sapete, il presidio fascista si è stabilito nel vecchio tribunale. Ben difeso. 65 uomini e un buon arsenale. Non possiamo tentare un attacco frontale, ma per la cena si riuniscono tutti nel salone al piano terra. E questo sarà il nostro vantaggio. Sono pronte le uniformi? Lavate e stirate. Bene. Useremo la stessa tecnica che hanno usato loro 2 settimane fa quando ci hanno attaccati a Carignano. Travestimento. Ci presentiamo come un distaccamento tedesco al mio comando e ci cascheranno. Non c'è nessuno qua dentro che sa farsi passare per un tedesco meglio di me. Gli renderemo pane e focaccia. Pan per focaccia. Stai zitto. Ma si dice pan per focaccia. E lo sappiamo come si dice, ma cosa vuoi che ce ne freghi? Lo sappiamo tutti. Scusalo, primo. Vai avanti. Grazie. Io chiedo del capitano. Appena quello esce, faccio fuoco. Mi raccomando. Lasciate che parta da me il primo colpo. Tu, Paolo, fai fuori la sentinella. Poi entriamo nel salone e gli serviamo il dolce. Comunque, non riesco ancora a capire perché non possa venire anch'io. Te l'ho già spiegato. Tu sei di qui. Se qualcosa dovesse andare storto, non vogliamo mettere a rischio la vita della tua famiglia. Tu sarai nella retroguardia e proteggerai la ritirata. Voi proteggete noi. E se Dio protegge tutti quanti, riusciremo a liberare Sazana dalla presenza fascista. Andate a prepararvi. Ci muoviamo tra mezz'ora. Capitano. Io lo so che siamo nel giusto. Certe volte non riesco a non pensare alla parola disertore. Beh, lo siamo. E io mi sento un disertore, anche se non da un esercito, ma da una condizione che mi era diventata insopportabile. Quale? Paul,
Tu sei tedesco come me. Puoi capire veramente che significa assistere allo smembramento della nostra nazione. La bramosia di riscatto ci ha reso ciechi e incapaci di comprendere le conseguenze delle nostre azioni. Non sopporto vedere ciò che era orgoglio diventare vergogna. Diventare vergogna! Parlino altri della propria vergogna. Io parlo della mia. Oh Germania, pallida madre, come sono stata fieri tra i popoli, tra i segnati di infamia, tu picchi! Ehi, capitano! Devi spiegarci tante cose! Devi dirci, farci capire! Non avere paura! Vogliamo sapere! Ricostruiamo quel momento! Sarai sul tuo mezzo! Nuove disposizioni! Stai andando a Genova! E poi accade qualcosa! Il convoglio si ferma! Sei sul braccio! O sopra la maglia! O a chiamari! Cosa è successo, Ludo? C'è stato un attacco! Un piccolo manipolo di partigiani ha cominciato a sparare! E tu sei fuggito! Io non sono fuggito! Un attimo di follia! Un piano premeditato! Ho semplicemente sfruttato il momento! È stata l'azione di un traditore, lo sai! Me lo sei fatto questo domanda? Hai tenuto meno i tuoi doveri! Hai abbandonato la tua nazione! Tradimento non è soltanto quello che pensate voi. Tradimento è anche ingannare la propria intelligenza, mancare alla parola con se stessa, tradire la propria coscienza di essere umano, nascondersi dietro un muro fatto di... Non è colpa mia, lo dico, qualcun altro ha deciso per me. Hai giurato fedeltà al Führer! Io ho giurato fedeltà alla mia dignità. Cosa hai pensato nell'istante in cui scendevi da quel treno? L'istante in cui hai ucciso il capitano Jacobs! Forse pensavi di essere eroe! Io non lo so cosa sono, ma so cosa non voglio essere! Un burattino senza volontà, un animale in gabbia, un uomo che non ha scelta! Sei soltanto un disastro! Capitano! Basta! Il sangue deve tornare a scorrere dove la natura lo ha messo. Nelle vene. Disperso in guerra. Scriveranno nel fascicolo. Per qualcuno sarò disperso. Per molti sarò ritrovato. Ritrovato. Oh Germania, pallida madre, come t'han ridotta i tuoi figli, che tu in mezzo ai popoli sia o derisione o spavento. Terribile, l'hai scritta tu? No, Bertolt Brecht, uno che non si è fatto accecare. Parlino altri della propria vergogna, io parlo della mia. Ha ragione. È triste vivere vergognandosi. La nostra patria è morta. Ogni patria muore quando esclude. Io voglio essere un patriota vero. Non di quelli che si nutrono di simboli, di slogan. Di quelli che mandano in prima fila le proprie debolezze. Perché non posseggono alcun tipo di forza e ne hanno paura. Io voglio accettare. Voglio includere. Voglio rispettare. Voglio chiedere a chiunque incontro chi è. Voglio che la stessa domanda sia rivolta a me. Sai che ho visto oggi, poco prima di scappare, Bertha, Rudolf e Willem. Li ho visti da lontano che mi chiamavano. Sono stati loro a darmi la spinta. E il fatto che non ci siano più. Io ci sono, Rudolf! La guerra mi ha portato via tutto. Mia moglie. No, Rudolf, sono viva. I miei figli. No, Rudolf, siamo vivi. Durante il bombardamento di Hamburgo erano là. No, non è andata così. Uccisi come tanti. Come troppi! No! Fuggi!
sapevamo più nulla. Loro mi hanno dato la forza, anche se li rivedrò solo nel ricordo. Ci hanno creduti morti, ma noi siamo ancora qui. Preghiere malvagie, infami parole e promesse salate. Ho pianto su fiori recisi e donne crollate. Ho ingoiato le rose e le spine e consigli vigliacchi. Anch'io ho fatto questo, anch'io. Ho strisciato su sassi irridenti, viscosi miraggi contorti. Ho indossato discorsi sgualciti e catene pesanti, verniciate con fiere. Ho leccato l'invidia superba, la fiducia strozzata, il tradimento. Anch'io ho fatto questo. Anch'io. Ho inseguito il rispetto malconcio, l'innocente campana del giusto. Ho subito il calore del tuono e la fioca minaccia d'oblio. Ho inzuppato l'altrui dignità nell'aceto del mio stesso sangue. Anch'io ho fatto questo. Anch'io. Ma allora perché ci stiamo ammazzando, fratello? A volte striscia silenziosa, a volte rimbomba come uno sparo nella notte. Gioca, illude, la punisce e sconvolge, la serena, ma sempre respira con te. Galoppa lungo le sponde del fiume, serpeggia tra i ciottoli lisci, si fa sentire in un muggito lontano e inciampa tra i rami spezzati, si confonde fra dialetti sconosciuti e alla fine ti accoglie, sfinito, davanti a un tavolo e a un lume, fra un piatto di minestra e un bicchiere di vino. Nonno, non ci hai ancora detto però com'è che è diventato primo. Sai, quel fascista aveva ragione. Solo un pazzo avrebbe potuto fare quello che fece lui. Sempre presente la sera di quel 3 settembre del 44. C'è un punto dove il greto del torrente Calcandola ingoia la strada che viene da Salzana. Avevo con me due compagni. Quell'arma che avevamo imparato a essere la migliore in ogni azione, la pazienza. Ci disponemmo ad attendere.
E la gente che non finisce mai di stupirti. Io e Paolo passammo un lungo periodo nascosti nelle campagne presso Lerici. Non dimenticherò mai la generosità e la gentilezza di quella gente. Non chiedevano nulla, ci aiutavano semplicemente, rischiando la loro stessa vita. Dopo qualche tempo, finalmente, i nostri contatti ci permisero di uscire da quella situazione. Era il 3 settembre del 44, quando ci recammo all'appuntamento col nostro destino. La sera si fece notte, il buio, il silenzio, rotti soltanto dall'abbaiare dei cani. Il cuore mi batteva forte ed il dubbio cercava di insinuarsi nella mia mente. Non era la prima volta che i fascisti preparavano trappole utilizzando il trucco della finta diserzione. Ma io sono sicuro, questa non era una di quelle volte. Io certe cose le sento, altre le so. Era già buio quando io e Paolo arrivammo a bordo dell'autocarro che avevamo rubato. Vidi degli uomini ad aspettarci. Mi avvicinai a quello che riconobbi come il capo. Guardammo in silenzio, occhi negli occhi, cuore nel cuore. Nessuno parlò. Ci stringemmo la mano e ci incamminammo. Quando arrivammo a destinazione, tutta la tensione crollò ed io mi abbracciò. Non provai imbarazzo. Pensai soltanto che non mi ero sbagliato. Non avevo altro modo per esprimere la mia gratitudine verso quella gente per avermi accettato. Dissi: benvenuto, capitano. Benvenuto nella brigata Buccini. Ero arrivato, finalmente. Nei giorni che seguirono, ebbi modo di parlare spesso con Rudolf. Anzi, primo, come venne subito ribattezzato. Come sapete, il presidio fascista si è stabilito nel vecchio tribunale. È ben difeso, 65 uomini e un buon arsenale. Dormivamo vicini e si aspettava volentieri il sonno, chiacchierando. Sono pronte le uniformi? Lavate e stirate. Ero curioso, volevo scavare nella sua coscienza per comprendere il motivo reale di quel gesto di aperta ribellione verso la Germania nazista, ma lui rispondeva: cosa c'è da comprendere? Se conosci i tuoi motivi, conosci anche i miei. Volle da subito rendersi utile. Mi chiese più volte di essere inviato in azione, ma io preferivo tenerlo con me, servirmi della sua conoscenza. Ci presentiamo come un distaccamento tedesco al mio comando. Ma soprattutto, sentivo che uomini come lui dovevano essere risparmiati per la ricostruzione di una futura pacifica Germania. Andate a prepararvi, ci muoviamo tra mezz'ora. Una volta glielo dissi, fu l'unica volta che lo vidi agitato. Di gente preziosa, la Germania ne ha bisogno adesso. La sera faceva lunghe chiacchierate con Paolo, l'attendente arrivato con lui. Non so cosa si dicessero, ma il suo sguardo diventava lontano, sofferto. Una volta volle a tutti i costi riaccompagnare lungo il sentiero di ritorno una staffetta bionda della brigata lunense. Assomiglia alla mia, Erta. Fu la sua giustificazione. Talvolta proponeva idee politiche piuttosto azzardate. E io gli dicevo: tu sei comunista. Lui mi sorrideva e mi stupiva. No, non lo sono. Per esserlo ci vuole un gran cuore. Sapevo che standogli accanto avrei potuto imparare ancora molto. Non ci fu il tempo. Arrivò quel tragico 3 novembre del 1944. Siete pronti? Pronti! Attenti! Avanti! Marsch! Protocollo numero 1/49, inviato alle autorità provinciali della Repubblica Sociale Italiana.
AD 4 novembre 1944. Oggetto: attacco caserma Brigata Nera Sarzana. Bianco, sinistro! Sinistro! Relazione sulle attività svolte dalla Brigata Buccini in Sarzana, data 4-11-1944. Alle ore 18 circa del 3 corrente mese, una quindicina di individui in divisa tedesca si presentavano alla sentinella della locale compagnia Brigata Nera e, in cattivo italiano, chiedevano del comandante. Bianco sinistro, sinistro! 10 uomini comandati dal partigiano tedesco primo, alle ore 18 attaccano audacemente la guarnitissima caserma delle Brigate Nere di Sarzana. Bianco sinistro, sinistro! All'apparire del sottufficiale, che intimava loro di non oltrepassare il cavallo di Frisia, che trovavasi tra due colonne antistanti l'ingresso. Avanti, marcia! La caserma era in ferma di 65 uomini, retto in filo ordinato e linea di volo. Bianco destra, destra! Chiesero se quello fosse il comandante e contemporaneamente puntarono le pistole mitragliatrici. Che provocava il terrore sconfiglio tra i diritti fascisti! Quello si spostò immediatamente di lato e fece fuoco sul più vicino e cade a terra ucciso. Dopo aver inflitto loro 3 morti, 6 feriti e ingenti danni all'edificio, ingenti danni alle vetrate dell'edificio, fatti oggetto di raffiche di mitra e lancio di bombe a mano, all'apparire dei militari che ivi si trovavano a cena, i partigiani fuggirono. I patriotti rientravano ai reparti. Restava sul campo un ignoto partigiano morto. Rompete le righe. In questa audacissima azione perse la vita il capitano tedesco Rudolf Jacobs, capo pattuglia e nostro ottimo patriota. Morto? Sì, venne portato all'ospedale. Nessuno si fece vivo per riconoscerlo. Ma non è morto per niente. No? Quelli come lui è bene che ogni tanto vengano a farci visita. Ma la moglie e i figli sono mai venuti? La moglie venne rintracciata 13 anni dopo. Le venne recapitata una lettera a firma di un ex comandante della Brigata Muccini. Gentilissima signora Herta Jacobs, solo dopo lunghe ricerche sono riuscito a rintracciare il suo indirizzo. Ciò per comunicarle che suo marito, Rudolf Jacobs, è deceduto in Sarzana il 3 novembre 1944 e che la sua salma è tumulata nel nostro cimitero. Nel darle questa dolorosa comunicazione, desidero esprimerle la mia solidarietà e dichiararmi a sua completa disposizione per quanto riterrà necessario. Il sindaco di Sarzana, Paolino Ranieri. Andrea, il suo nome di battaglia. Mi sarebbe piaciuto vivere qui. Avrei voluto portarci la mia famiglia. Avrei voluto fargli vedere come può essere splendido il sole in questo paese, come può essere cordiale la gente. Avrei voluto... Quante cose avrei voluto. Quello che vogliamo si scontra spesso con quello che siamo, con quello che siamo destinati ad essere. In fondo la mia è stata soltanto una vita tra molte altre. Non lo so quale sia il senso di tutto questo, e neanche provo a cercarlo. Però quando nelle sere italiane d'estate alzavo gli occhi al cielo e osservavo il manto di stelle che mi sovrastava, giocavo a pensare che ogni stella fosse un segno, la storia di qualcuno che come me
aveva agito per portare un poco di pace in questo mondo ferito. Poi il tempo passa e in mezzo al traffico monotono e incurante è difficile ascoltare il silenzio. I fiori appassiscono sotto una lapide che si fa sempre più grigia. Ma a me piace pensare che da qualche parte la mia piccola stella brilli ancora di una luce che, seppur fioca, soltanto l'eternità avrà il diritto di spegnere. La moglie e i figli vennero 2 anni dopo in Italia per deporre un fiore sulla tomba e sulla lapide che la gente di Sarzana mise in suo onore nel luogo dove morì. Dov'è? In piazza San Giorgio, davanti all'Hotel Laurin. Non l'ho mai vista. Dove tu passi ogni giorno. Altri hanno vissuto prima di te. La memoria è lì, è ovunque. Devi solo saperla sentire. E Paolo, che fine ha fatto? Rimasi ferito. Però me la cavai. Ma alla fine della guerra nessuno ne seppe più nulla. Nonno, andiamo, voglio vedere la lapide. Ma perché non mi hai mai raccontato questa storia? Niki, sono stanco. Sai cosa facciamo? Facciamo una cosa che lui sapeva fare benissimo. E io ho imparato da lui. Ascoltiamo insieme. Il silenzio. Nonno! Nonno! E poi il ricordo svanisce. Lascia solo una debole scia profumata.